Il Castelfidardo batte con merito al Mancini la forza impronese in un derby, messo in discesa dalla doppietta di Braconi e sigillato alla rete del classe 2006 Ausili, subito dopo il gol di Riccardo Pandolfi che per qualche istante aveva riacceso le speranze degli ospiti. Ottima prestazione quella dei biancoverdi con il tecnico Giulio Dori che nell'undici iniziale sceglie di lasciare in panchina Miotto e Guella, mentre Fucili dall'altra parte è costretto a fare a meno di Torri e sceglie di affidarsi in attacco all'esperienza della coppia Casolla-Broso. Dirige Santinelli di Bergamo. I padroni di casa si mostrano subito più concentrati e brillanti sin dal calcio d'inizio e spingono riuscendo a creare diverse insidie già nel primo quarto d'ora, soprattutto su situazioni da calcio piazzato. Al quattordicesimo Nana Pere si libera sul suggerimento in profondità di Fossi ma allarga troppo il diagonale. Al diciassettesimo è Baldini ad addomesticare al limite il pallone e trovare lo spazio per liberare il destro. La sfera esce di pochissimo. La forza impronese prova ad alzare il baricentro e riesce a creare la prima minaccia al ventisettesimo quando su un cross di Casolla Urso e Camilloni cercano la rete scontrandosi di testa. Dopo qualche attimo di apprensione i due si rialzano ma Urso deve uscire e nell'azione successiva il Castelfidardo approfitta della superiorità numerica per passare in vantaggio. È il trentunesimo e Nana Pere sfugge alla guardia della difesa e calcia col destro. Amici respinge Braconi come un avvoltoio il più lesto di tutti ad arrivare sul pallone per spedire in rete l'1-0. La forza impronese ci mette un po' a scuotersi al 38esimo con Casolla spaventa Eyad con un colpo di testa che esce di poco. Prima del riposo si rivede la formazione biancoverde, ancora con Braconi che al 41esimo impegna Amici, poi si va all'intervallo senza altre emozioni. In avvio di ripresa la forza impronese inizia con un atteggiamento diverso e costringe il Castelfidardo a difendersi ma i padroni di casa restano attenti e compatti, poi al 13esimo colpiscono di nuovo. Fossi da destra manda in area di rigore, Fabbri raccoglie dall'altra parte e pennella per la testa di Braconi che deve solo spingere in rete la sfera per firmare la doppietta personale. La reazione ospite stavolta è rabbiosa, con la tensione che si alza tra i giocatori in campo e il Castelfidardo che contiene rischiando poco. Al 70esimo Casolla prova a sorprendere Eyad fuori dai pali, ma la mira è imprecisa e i due tecnici decidono per modificare i propri assetti, con Giulio Dori che rinforza la mediana e Fucili che tenta il tutto per tutto per riaprire la sfida. Le scelte del tecnico ospite sembrano premiare la squadra che al 29esimo accorcia le distanze con la splendida conclusione a 30 metri di Riccardo Pandolfi che si infila nell'angolino basso di Eyad firmando il 2-1. La forza impronese ci crede, rivitalizzata dalla vivacità di Kiere Mateng, va vicinissima al pareggio al 32esimo quando il neo entrato scappa a destra e serve all'indietro Conti che però manda tra le braccia di Eyad. Sul ribaltamento di fronte il Castelfidardo chiude i conti pescando il 3-1 grazie all'azione di Nana Pere che dal fondo serve Costanzi pronto al cross che trova sul primo palo Ausili pronto a correggere in tuffo di testa l'invito del compagno infilando l'angolo opposto di Amici per il 3-1. La forza impronese prova a non arrendersi ma al 36esimo il Castelfidardo potrebbe arrotondare il punteggio con l'improvvisa conclusione di Nana Pere che costringe Amici agli straordinari, poi il match scorre senza altri sussulti fino al triplice fischio finale.